Io sono nata nel 63 e da quello che mi risulta, dalle notizie che poi ho avuto dalla mamma bio, come la chiamavo io, che ho avuto la fortuna di conoscere qualche anno fa, pochi anni fa, sono rimasta qui circa un anno, quindi fino al 64. E insieme alla mamma, tra l'altro, ho scoperto che anche lei si appoggiava qua dal suo racconto e mi ha allattato, quindi ho scoperto questa cosa. Poi per varie vicissitudini della sua vita ha cercato di trovare una collocazione qui a Biefotrofio, lavorativa, così, però alla fine, da quello che mi ha raccontato, è dovuta andare in Svizzera, era già in Svizzera anche prima di partorirmi, e probabilmente con l'idea poi di tornare, ma probabilmente non c'è stata una buona comunicazione, perché stando quella che mi ha detto lei, è tornata ma io non c'ero più, ero sparita, quindi lì c'è un buco. Non so come siano andate le cose, mi sono fatta io una ragione, un'idea, che magari, essendo andata via in una maniera non consona, io sia stata considerata magari abbandonata indirettamente, perché poi sono stata adottata, che avevo un anno, e quindi lei è tornata ma non mi ha più trovato. Questa è stata la sua versione. E poi sono stata adottata da due genitori fantastici, e poi praticamente oltre cinquantenne, attraverso un'indagine del Tribunale di Brescia, diciamo che senza trovare troppi ostacoli, devo dire la verità, sì, passati purtroppo 2 o 3 anni con la mia cartelletta in chissà quale cassetto, però alla fine il giudice è riuscito a rintracciarla al Pio Albergo Trivulza di Milano, per cui ho avuto la fortuna di ritrovarla quando avevo ormai 56 anni, e siamo stati insieme un paio di anni e sono riuscita a frequentarla abbastanza costantemente. Perciò purtroppo poi è morta nel periodo del Covid, quando il Pio Albergo Trivulza, come tutte le strutture, diciamo, per anziani, ha chiuso battente ai familiari, e lì purtroppo c'è stata un'escalation ed è morta, e io non ho potuto comunque starle vicino. Comunque sono stata contenta di averla conosciuta ed è nato un bellissimo rapporto. E quindi così. Io sono stata lasciata qui dalla mia mamma di pancia e sono rimasta per un anno, un mese, un giorno. Poi sono arrivati i miei genitori adottivi, due splendide persone, e che mi hanno permesso di fare insomma crescere, e mi hanno dato tanta gioia, tanta felicità, tanto amore. Però nel mio cuore c'è rimasta anche questa ricerca della mia vera mamma, quella di pancia, e tramite i gruppi di noi bambini abbandonati stiamo facendo diverse ricerche, che consiglio a tutti i bambini come me di poter fare per soddisfare questa nostra mancanza. È un augurio che faccio a tutti. Io sono stata assunta nel 1974, era la mia prima esperienza lavorativa, e ho lavorato per circa un anno e mezzo, fino a quando è stato poi chiuso. È stata un'esperienza molto arricchente, molto interessante, soprattutto questo contatto con i bambini, che sono sempre stati una delle mie passioni e che poi ho anche continuato, perché ho cambiato il tipo di lavoro, perché poi mi sono dedicata alla neuropsichiatria infantile presso sempre la struttura di Bergamo, ma ho cambiato completamente.